In quel palazzetto dello sport ognuno ha preso la parola. C'era il disoccupato di Napoli, l'operaio della fabbrica del Nord, lo studente di Bologna, l'autonomo di Rosso che parlava di guerra civile. Qualcuno si è messo a gridare "Cuccio libero" e altri hanno preferito discutere nei capannelli proprio lì, sotto i portici. Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue e radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue. E ora pian piano sono tutti tornati a casa con i treni, con le macchine e qualcuno in autostop. In Piazza Verdi stanno smontando i tendoni. E proprio poco fa mi sono venute in mente le parole di Nanni Balestrini, uno dei più grandi scrittori italiani. È un po' come dire: vabbè, avete vinto voi, ma ora sappiamo chi siete. Voi siete bravini, piccoli operatori culturali, con le vostre manine pulite, addestrate, svelte a sciacquettare le acque marce degli anni in cui siete cresciuti. Oh, siete bravini a fare la schiuma dell'evoluzione, ora che la rivoluzione è finita, dite e ridite perché l'avete sentito dire, non vi ricordate più da chi. Esibizionisti, narcisisti, con il culo incipriato, cinguettate, cicisbei nei salotti scemi dei giornali, delle radio e delle televisioni, annunciando il nuovo con il niente. Cinguettate anche con noi, pensate di tenersi buoni per quanto credete che vi serviamo, ma il vostro timore traspare quando vi sovvengono gli echi della nostra confidenza con la benzina. L'inverno passava, qualcuno di lì, il nastro girava, suonava di lì, girava il pallone, lo stadio impazzì. La voce tremava, l'inverno finì, e poi primavera, e qualcosa cambiò, qualcuno moriva. Sempre mi dai, parlando per me, scavando nei pensieri. E forse io valgo di più. L'estate moriva, Bologna tremò, la Dalia fioriva e la gente pensò. Vestiti di jeans, chiamando gli strani, ma non fu così. E quando mi incontri e pensi di me, tu sappi che il sole che splende per te è il grande. Shit.
2017, siamo il 2 dicembre e siamo al Teatro Lirico di Milano. Gianni Sassi è certamente uno degli artefici della nascita di una cultura musicale alternativa nel nostro paese. Diciamo che è la mente di un movimento artistico che prende forma negli anni 70 intorno qui a Milano e poi si estende a macchia d'olio in tutto il paese. Una figura intellettuale, geniale, una personalità straordinaria ed eclettica. A lui non interessano gli eventi fino a se stessi, dietro le idee, le invenzioni ci devono stare sempre i progetti, il pensiero lungo, lo sguardo proiettato verso il futuro. Sassi è un uomo con un'anima pop che costruisce veri e propri palinsesti già molto lontani da quelli televisivi e qualche volta il non senso, il senso che rimangono poi alla fine gli ospiti privilegiati. Sul piano discografico la sua creatura principale è la Cramps. Dal 1973 produce e promuove gran parte della nuova musica italiana, dagli Ali a Finati, Canzoni del Lazio, a Temistieri, Claudio Rocchi, Camerini, Venegoni, ma anche tutta la musica, o gran parte della musica internazionale di avanguardia. Penso a John Cage, a Derek Bailey, a Steve Lacy, a Walter Marchetti e molti altri. Tutti quelli realizzati da Sassi per la Cramps non sono dunque dei semplici dischi che girano sui piatti, ma sono opere d'arte che lui cura nei minimi particolari. Uno dei colpi sensazionali di Sassi è certamente il concerto di John Cage, andato in scena al Teatro Lirico di Milano proprio oggi. Sassi ha portato Cage per la prima volta in Italia con Empty Words, un lavoro per voce basato sul diario di Harry David Thoreau, la cui durata complessiva era di circa 10 ore, ma a Milano è stata eseguita soltanto la terza parte. Dunque questo pubblico che sembrava il Lirico, che era formato in gran parte da ragazzini, che non conoscono Cage, che forse sono attratti dalle descrizioni e delle reazioni che le sue composizioni provocano nell'ambito della musica classica, oppure travolto dalle sue posizioni rivoluzionarie e certamente innovative. Ecco, voglio leggervi quello che ha scritto poco fa Gianni Sassi su questo spettacolo. Gianni Sassi su questo spettacolo che alla fine del 77 dà il senso di tutto quello che noi facciamo, di tutto quello che è il senso proprio anche di gran parte della cultura, anche quella cultura strana appunto com'è. A tanti di noi sembrava John Cage. Io non so perché migliaia di giovani a un certo punto siano andati al Lirico quella sera e cosa si aspettassero, se sapessero chi era e cosa faceva John Cage. Quello che è certo è che per qualche decina di minuti si predisposero tutti in silenzio e raccoglimento ad ascoltare il concerto. Sono così finiti nella trappola tesa loro da uno degli ultimi grandi provocatori dell'avanguardia del nostro secolo, che si mise per ore a sillabare senza pietà Empty Words, parole vuote, per 2 ore e mezza. Il pubblico era costretto a scoprire le carte, ammettere di essersi sbagliato e lasciare la sala, ascoltare il concerto, interrompere con la forza la voce sommessa e disturbante, divenire protagonista della situazione. Il pubblico non poté rimanere pubblico e non riuscì a fare nessuna di queste cose, perché in sala accadde di tutto, ma non riuscì nulla. Cage terminava tranquillamente la sua recitazione, allora fissata, senza che uno solo degli spettatori fosse uscito dal teatro. Violino, allora siamo pronti, dai non ti sembra.
comincia a stare bene cantando di gioia e di rivoluzione. In chiusura, e qui a Radio 77 abbiamo ritrovato alcune lettere scritte a Lotta Continua, ce ne sono migliaia. Io credo che quella di Giovanni Lorusso, fratello di Francesco Lorusso, ucciso a Bologna dalla polizia, sia emblematica, perché Giovanni voleva dire le cose che ha detto, ma non gliel'hanno mai fatte raccontare. Cioè, un discorso che doveva essere raccontato in un comizio pubblico, ma che alla fine è stato censurato, dunque mai letto, perché conteneva un forte atto di accusa. È una lunga lettera. C'è una parte che possiamo dire che è sovrapponibile a quelle mandate, inviate, alle tante testimonianze di tanti compagni, di tanti amici uccisi nelle strade, nelle piazze, nel nostro paese. È quel pezzo che dice: io sono cosciente che l'omicidio di mio fratello Francesco, le autoblindo, le cariche poliziesche non sono solo contro gli studenti, ma sono contro tutti i cittadini democratici, e più in particolare contro il movimento operaio nel suo insieme, in tutte le articolazioni. Per questo, dice, intervengo nonostante la presenza democristiana in questo comizio. Né mi è possibile dimenticare che Sua Eccellenza il Prefetto, rappresentante del Governo, ha emesso un'infame ordinanza in cui si vietava non solo il funerale in città, ma perfino l'allestimento di una camera ardente nel centro storico. Hanno ammazzato Francesco, ma non gli è bastato. La sua salma non poteva essere onorata dalla massa dei suoi compagni e dei cittadini democratici. Io penso che quando l'autorità arriva a queste passezze, a questa indignità umana e morale, a provvedimenti di questo genere una sola risposta può essere data: la lotta dura, militante e di massa. E alla fine ci siamo chiesti, dopo aver ascoltato, dopo aver sentito, chissà cosa resterà di tutte queste storie musicali e teatrali e radiofoniche tra 40 anni. So solo che tutti avevano bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo. Erano tutti disposti a cambiare ogni giorno perché sentivano la necessità di una morale diversa. Come diceva Giorgio Gaber, forse esso era come due persone in una, cioè da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il grande senso straordinario d'appartenenza ad un gruppo di persone che volevano spiccare il volo per cambiare veramente la vita. Forse molti avevano aperto anche le ali, senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E da 40 anni? Beh, da 40 anni ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa in modo ossequioso lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo,
perché ormai perfino il sogno si era tappito. O forse è soltanto sospeso. Anche se noi anche questa sera abbiamo pensato di raccontarlo ancora. Visible Radio 77, il viaggio continua. Grazie a tutti. Allora è venuta voglia di rompere tutto. Le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128. Trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. E tutto che saltava in aria, c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio. Di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea, dalle scuole ai quartieri alle fabbriche per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, era una tua immagine o soltanto una bella intenzione. E allora è venuto il momento dei lunghi discorsi, ripartire da zero e occuparsi un momento di noi. Parlare, parlare, sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta, come se capire la crisi voglia dire che la crisi è risolta. Voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si mischia ogni gesto che fai, e la sola certezza che resta è la tua confusione. Di avere coscienza, ma il fatto di avere coscienza, se tenesse conto del coraggio. Di quelle radio libere che erano luoghi incredibili, erano soprattutto luoghi di incontri, no? Un amico, Luigi Tommaso, mi ha portato questo microfono, non so se lo vedete, questo è un Sennheiser 58, quello che, di cui sto parlando, questo invece è un M78 che si usava in Rai molti anni fa, ma usavamo anche noi quando andavamo in giro a fare i servizi e reportage. Ci sono questi strani spinotti a tre punte che sono robe veramente da cimeli, però funzionano ancora, perché sono dei muri, cioè se io lo tirassi quattro volte non si spacca mai, cioè sono dei muri spaventosi. E però c'erano anche dei microfoni incredibili, perché erano dei microfoni con cui si attaccavano con lo scotch, no? Perché quando non si hanno soldi, purtroppo, accade queste cose. C'erano
dei mixer autocostruiti. Mi ricordo, io lavoravo, ho lavorato in tantissime radio, e mi ricordo a Radio Lombardia c'era una, tantissimi anni fa, proprio nel 77, c'era un mixer lampa. Vero, vero. Un mitico mixer lampa, perché era stato fatto da tal Gianni Lampa, cioè che era un pirla che non so se vivo ancora magari. Il problema del mixer lampa è che ogni tanto bruciava. Cioè così, tipo, non so, ma anche d'inverno, non aveva bisogno dell'eccitazione del caldo, ogni tanto bruciava, pigliava fuoco. Ed era fantastico perché accadevano cose incredibili. Allora, tanti anni fa noi avevamo questi strumenti qua. Ora, un amico mi ha portato addirittura uno spot che ho fatto io, che è meglio che non lo faccio vedere perché, siccome oggi lavoro a Radio 24, cioè magari mi licenziano. A Radio Regione si ascolta con le orecchie aperte, uno degli spot più terribili della storia della radiofonia mondiale, credo. Poi c'erano le varie cassette di vario tipo, per esempio questa era una Velka, sono strumenti veramente eccezionali, e la cosa bellissima è che c'erano tutti questi aggeggi, e c'era anche uno tipo, non so, non rubare per favore, rimettilo a posto stronzo, c'era già scritto lì, per cui tu lo sapevi che dovevi ridarglielo, dovevi rimetterlo lì. Le cose più straordinarie si ascoltavano di notte, secondo me, perché c'erano le famose... Allora, siccome non c'erano i soldi, Enzo lo sa, si facevano per anni quei bobinoni incredibili, perché poi dalle cassette siamo passati ai Revox, che sembravano già degli strumenti, no? Nei Revox ogni tanto succedeva che il motore si rompeva, per cui tu di notte, no? Magari eri uscito verso mezzanotte, e pensavi che tutto era a posto, no? Chiudevi la radio e poi andavi a casa, accendevi, ma allora non c'erano ancora, diciamo, le auto, sì, c'erano le autoradio, ma facevano veramente schifo, diciamo, a casa tornavi, accendevi e sentivo, che cazzo è? Per cui dovevi prendere la macchina e tornare indietro, tirare le martellate, ma certe volte magari il nastro si fermava tutto e non c'era verso, niente, per cui non sapevi cosa dovevi fare, magari alle 3 di notte dovevi mandare sui dischi la musica, poi alle 7 del mattino dovevi tornare, robe fantastiche. Oppure c'erano i più... scalmanati erano quelli che avevano inventato le cosiddette notturne. Ora, perché poi le notturne ci sono nel corso del tempo straordinariamente così evolute, nel senso peggiore del termine, no? Ma diciamo, forse all'inizio che sembravano le cose più terribili, era difficile, no? E poi dice, ma le fighe qua non ci sono, ragazzi. Erano momenti eccezionali. Non parliamo dei dibattiti. Perché i dibattiti, io credo che veramente il compagno etiope, non so se ve lo ricordate, il mitico compagno etiope apparso per la prima volta nel film di Nanni Moretti e Cebombo, io credo veramente che lì fossero veramente degli sfogatori. Poi solo anni dopo, mi ricordo Radio Radicale fece questa sperimentazione della segreteria telefonica, che era, fu una roba veramente fantastica, no? In realtà erano dei grandi sfogatoi di gente completamente impazzita. Per esempio, io credo che i peggiori fossero quelli che pensavano di essere persone normali, ma in realtà erano completamente pazzi, o fosse il contrario. Erano quelli che iniziavano sempre con un tono anche abbastanza marziale del loro racconto, cioè, metti che, non so, il dibattito era appunto Bologna, ci sono gli scontri, no? Per cui loro iniziavano e dicevano, sì, è vero, io non sono d'accordo con Gino, perché ha fatto, tu ascoltare, fu un certo punto, sono d'accordo con e poi buttavano giù la corona. E non è come oggi, no? Perché guardate che noi inventammo tra 76 e 77, i pionieri, no? Quelli con veramente i pirati, no?
quelli che andavano sui tetti, no? E per tirare queste antenne, che le prime erano della ferraglia, era ferraglia. E si provava veramente a raccontare qualche cosa di nuovo, perché dall'arte aperta, per esempio, per uno come me che a 14 anni ascoltava Jimi Hendrix attraverso Radio Lussemburgo, cioè ancora non c'era ancora Enzo Gentile e i grandi conduttori radiofonici del vero rock, o i Massimi Villa, no, c'erano già i Massimi Villa. Ma te che trasmettevi, perché te eri un... Sì, però io ero un bambinetto, insomma, che si divertiva moltissimo così. Io e Enzo facevamo una trasmissione di musica celtica, abbiamo avuto anche questo terribile compito, che è stato quello di portare la musica celtica. Pensate che colpa che abbiamo io e Enzo per tutto quello che è accaduto dopo. Pensa, quando abbiamo portato i Chieftains, pensa a cazzo pensare, no, a Mariani, il vice sindaco di Seregno, no, quello della Lega, è stato arrestato. Quindi ascoltavano tutta la musica celtica, facevano tutti i balli, no? Magari ascoltavano anche noi, una roba terribile. Adesso, a parte gli scherzi, il senso vero della radio di quegli anni era per la prima volta dare la possibilità a tanta gente che non aveva voce di averla, di parlare liberamente senza filtri. Guardate che dall'altra parte c'era chiamata in Roma 3131, adesso non so se c'è quella che aveva una delle trasmissioni più divertenti, insieme a Totò, insomma, quelle robe lì. Paludatissime, no? Per cui, cioè, tu sapevi già come andava a finire. Era una trasmissione, diciamo, di tipo fanfagnano, no? Per cui sapevi che finiva sempre bene soltanto per alcuni, gli altri ce l'avevano nel culo. Questo era sostanzialmente il riassunto, no? Per cui qualsiasi tema, che gli operai si parla di lavoro, cioè, però c'è sempre qualcuno che comunque gli va bene, e qualcun altro che ce l'ha nel culo, e questa era la cosa. Però la cosa straordinaria è che tu potevi telefonare, no? Metti da Foggia, ma soprattutto bene che voglia Foggia, e magari per 7 ore, no? Per cercare di prendere la linea. E c'era la simpatica signorina che ti diceva: aspetti un attimo, come si chiama, nome e cognome, come è nato, fa l'amore, no, è sposato, sì, no, ha figli, no, cioè ti faceva proprio lo screening e poi dopo ti telefonava. Pensa alla gente nel frattempo, no? Tutti questi tempi terribili che non erano figli della democrazia, secondo me, però tanto la gente comunque non lo sapeva, questi tempi noi li abbiamo abbreviati, abbiamo detto va bene, ci assumiamo la responsabilità di quello che accade, anche dei pazzi scatenati che potevano intervenire gridando, urlando, insultando, cose che accadono ancora intorno alle 18:30 nella mia emittente, diciamo, praticamente senza fare i nomi. Ecco, diciamo che non è cambiato niente, anzi le cose sono peggiorate per certi versi, o migliorate, non lo so. Mi chiedo certe volte, dopo tanti anni che faccio radio e che oggi non hai più le cassette, non hai più questi tipi di microfoni, ma schiacci un pulsante e puoi montare tutto in pochissimi secondi, cioè è una tecnologia che era impensabile allora, assolutamente impensabile allora. Tecnologia impensabile, che vuol dire anche avere, riuscire a fare una radio anche bella, con pochissimi soldi, cioè oggi una radio bella con pochi soldi la puoi fare. Questa. E che è un ricordo di un'assemblea delle... Tanti anni fa c'era la FRED, la Federazione Radio Emittenti Democratiche, e ricordo che ci fu un'assemblea, non, mi sembra, mi pare a Bologna, dove arrivarono ragazzi che, come me, che avevano 20 anni, ognuno faceva una radio in varie parti d'Italia. E mentre noi facevamo la radio, anche di denuncia, non so, penso alla Radio Popolare, io poi alla Radio Regione e altri, no? Poi, chi musica, chi ha preso altre strade come me nella cronaca, nella politica.
pensare appunto, no, che tu facevi la radio comunque a Milano, cioè, o comunque chi veniva da Roma, nelle grandi città. E ricordo molto bene un ragazzo giovane, molto giovane, che poi ho saputo che si chiamava Peppino Pastato e veniva da Cinisi, veniva da un umile posto sconosciuto a noi e sconosciuto a tutti. Il giorno aprimo le pagine, mi ricordo, del Quotidiano dei Lavoratori, che fu anche il primo giornale, unico giornale a quei tempi, che diede la notizia e che parlò di una persona che aveva tentato di mettere una bomba sui binari del treno, e l'attentato andò male, e questa era la versione della questura. Quella persona si chiamava Peppino Impastato. Ho pensato molti anni dopo, cioè in tempi più recenti, quando tutto sembra più facile per noi, no? Andare in onda, dire, schiacciare un pulsante, fare quello che vogliamo, o scrivere quello che vogliamo, senza che ci siano delle grandi censure, come poteva esserci allora. Radio Lice è stata chiusa con la violenza, col fuoco, e Radio Gap soltanto 16 anni fa a Genova è stata chiusa con la violenza, con il fuoco, no? Diciamo che in generale è ancora un paese dove c'è ancora una democrazia che tiene ancora. Ho pensato che ci sia ancora della speranza, no? Ho pensato che si possa fare ancora del giornalismo d'inchiesta, del giornalismo di denuncia, poter raccontare ancora ciò che il potere non ti dice e non ti darà mai. Mi immagino sempre, non so, per esempio le conferenze stampa, qui so che c'è anche Claudia Pinelli, che saluto, c'è anche Tiziana Pesci, sono tante, poi tutti voi, no? Ma so, mi viene in mente, non so, una giornalista come Camilla Cederna, no? O quei giornalisti di una volta che mentre il questore Marcello Guida, che poi era un fascista, era direttore della carcere e del confino di Ventotene, si permetteva di dare la colpa agli anarchici pochi secondi dopo, pochi minuti dopo l'assaggio di Piazza Fontana, e sappiamo dove poi le cose sono andate a finire. Mi sono chiesto che forse c'è ancora una speranza. Tutte le volte che noi raccontiamo per radio o che scriviamo nei giornali, dobbiamo sempre pensare a quelle persone come Peppino Impastato, come Pino Pinelli, che non sono più qui a poter raccontare ciò che hanno visto e che hanno vissuto. E questo è un po' il compito, il giornalismo di impegno civile, di cui ancora oggi, da parte mia, mando avanti, e non è un caso che ci siamo incontrati in tutti questi anni con persone come Marino, come Sandro Severini, che ancora continuano in modo straordinario a raccontare l'Italia. Grazie a tutti. Loro adesso, questa, lo spettacolo è finito un po', questa era la seconda parte, quella del dibattito, come nella migliore tradizione del 77, poi quello della Guglielmo e poi 67, comunque non è stato solo quegli anni lì, non sono stati, non c'era solo il piombo, c'era anche qualche cosa d'altro, per esempio c'erano le radio libere, già cominciamo a mettere. Poi c'è stata anche una bellissima stagione della canzone, perché alcune noi le abbiamo cantate stasera e magari qualcuno se le va a risentire domani e capisci che un'altra bella stagione come quella per la canzone italiana è dura, almeno tutti insieme appassionatamente come in quegli anni lì. Poi che ve devo dire, ne famo un'altra prima di andare a dormire o no? Anche un paio, dai, anche un paio. Tre, dai, ma anche loro vogliono una dormire. E poi, no, Calibro 77, questo disco qua non l'avevo fatto tanto per, come posso dire, con un senso di nostalgia, noi c'eravamo quegli anni lì, quindi, ma proprio perché
lascià a quelli più piccoli questa eredità qua, quella del 77 o del 76, 74, 70, fino al 78, ecco, 74, 78, quegli anni lì, come fossero esclusivamente degli anni di piombo, a me sta cosa non mi è mai piaciuta, e anzi io penso che quel periodo lì sia stato veramente, come posso dire, una grande stagione, un nuovo umanesimo, perché quando si presenta quella stagione lì, in un paese come questo, significa che c'è una cultura in grado di assorbire tante e tante altri stili, tanti immaginari, tanti, tante vite, tante storie diverse. Come avvenne in quegli anni lì, il grande miracolo fu proprio quello, il proletariato giovanile, questo soggetto che buttò giù il portone della storia, il cosiddetto movimento, e riuscì come un grande fiume ad assorbire tante e tante. Le canzoni lo dimostrano, quelle che ci siamo cantati stasera, pensate alle enormi differenze del linguaggio e dell'immaginario, da Lolli di racconto o Manfredi, non è una malattia. Ne famo un'altra allora? Sì, sì. Non mi voglio rompere i coglioni. Anche perché il dibattito, se si apre, bisogna che ci sia l'intervento, ecco. Il testimone vero c'è. Daniele Biacchesi, a me mi piace questa idea qua, che sia proprio Daniele con noi, non solo a raccontare il 77, ma la radio del 77, perché lui è stato comunque un protagonista, un pioniere dal 76 fino ad oggi, ha attraversato tanti tanti momenti della radio, alcuni eroici come quelli di un tempo, altri meno eroici come quelli. Lui dice sì. Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Metterò il mio diploma ai maestri per costruire un nuovo automa che dia a loro più ricchezza e a me il successo. Venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte, e è normale, non una molta fantasia. Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente e mi dice stai attento, ti fanno fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte, è come un quadro che sta in soffitta, gli parlerò della mia cattiva sorte. E guarisce la gente e mi dice stai attento, ti fanno fuori dal gioco gente che vorrebbe vedermi in gabbia e forse allora mi troverebbe divertente. Prezzo e nessuno lo sa quanto costa la
la mia libertà. Ogni cosa ha il suo prezzo e nessuno lo sa quanto costa la mia libertà. Io lo dico, racconto sempre il comitato per la difesa, salute nei luoghi di lavoro e territorio di Sesto San Giovanni, dappertutto, tutte le sere. Ecco, stasera noi qua ce l'abbiamo proprio qua davanti. Grande applauso, Michelino. Ecco, sono anche gli altri. Ecco, io grazie, grazie. Noi, insomma, questa è la canzone vostra, la storia vostra che voi ci avete raccontato tanto tempo fa. Noi siamo riusciti a farne una canzone e portatela in giro un po'. Io vi dico grazie, loro sono venuti anche Sesto San Giovanni. Anche Sesto San Giovanni, ma quella c'era prima, insomma, quella è stata il pretesto per voi, poi insomma, addirittura era a Grotta Minarda, tanti anni fa. Loro vennero, mi portarono una valanga, che era volantini, opuscoli, libri da studiare. Dico, qua ce ne avrò per 10 anni che dovrò studiare. No, finalmente l'ho conosciuti e conoscere loro non è sempre stato un grande onore. Veramente un grande onore. Se uno è in crisi dice beh, ma è finito tutto, ormai non c'è più niente, andateli a trovare e loro in 10 minuti vedete. Si rimettono sulla strada di me. Ai mi, questo è il mio. Vostro onore, vostro onore, mio padre era un bambino che correva a piedi nudi tra la polvere ed il cielo, e quel mondo era perfetto giù dal pozzo fino al fosso. Mio padre che correva e il mondo gli volava addosso. Ma un giorno, vostro onore, venne a prenderlo la vita. Mio padre era un ragazzo e l'Italia era tutta in salita. Ad or c'era una paga, un lavoro il meno peggio. Se ti prendono per fame, prima o poi ti fanno ostaggio. Così quando non hai scelta, non ti resta che il coraggio. Non finisce, vostro onore, qui non può finire. Non finisce qui, non finisce, vostro onore, qui non può finire. Voglio tutta un fiato alla preda ferro e fuoco, come fosse un condannato. Ferro e fuoco, fuoco e ferro, e polvere d'amianto. Prima ti apri nel sangue, poi diventa cancro. Io mio padre lo ricordo,
da casa ogni sera, con gli occhi dentro al piatto, piano piano mi chiedeva ed oggi come andare, ed io bene rispondevo, mio padre era un bambino che correva tra la polvere e mi dicevo non finisce più, non finisce più, vostro qui non può. Io però l'ultima, giuro, l'ultima, siccome c'è l'Ampi e questa è un'Ampi eroica, insomma, che ci ospita, che ci sta organizzando, io questa gliela leggo, c'è Tiziana assolutamente, questa la dovevo fare, obbligatorio. È una canzone che però va cantata in coro, eh? Non è bella ciao, quelle cose lì che tanto abbiamo cantato per tanti tanti anni, però è sempre una canzone che tira tu conosce, anche perché, come dico sempre, quando noi la cantiamo insieme noi torniamo ad essere quelli che siamo stati tanto e tanto tempo fa, una comunità dedicata al grande umanesimo di razza contadina ai sette fratelli cieli. Abbracci quello più forte, avevano
fratelli sette, di mare Emilia chi lido. Ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette soldi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Thank you.